Buongiorno amici, finalmente si ritorna a mare, il presidente sta iniziando preparativi, guardate che alba. Presidente! Buongiorno! Ci vediamo a bordo! Presidente! Sono sotto effetto di incantesimo stamattina. Due cari amici di Saverio, uno ieri sera mentre preparavamo l'attrezzatura e uno stamattina a colazione alle 4 e mezzo, 5 meno 20, gli ha augurato quello che non si deve mai dire ad un pescatore. Infatti l'effetto si sta facendo sentire. Bene, stamattina stiamo facendo un po' di bolentino, come potete vedere una piccola vaschetta del vivo, poi proveremo un po' una traina, qualche mangianza, chissà, qualche gabbiano si intravede. Ormai da quanto tempo è che non usciamo in barca? Sono 3 mesi, 90 giorni, 100 giorni quasi. È parecchio, quindi vediamo un po'. Dopo è servito il pianto dell'incantesimo, scappotta il presidente, una bella doppietta, cos'è, una laccia sugarello. Bene così. Teniamo in vita e al limite poi rilasciamo tutto. Cambio di mutatura, cambio di sabiti. Ma c'ho pure il pesce in canna, guardate come si dimena. Che sarà mai? Il che è molto probabile. La gallinella? La gallinella. Ah! Ah, fantastico! Stiamo pescando la scaroccio dai 22 e 35. Come sta andando presidente? Il cardesimo si fa sentire. Siamo stati un po' lontanucci, però insomma tra ferie, lavoro eccetera eccetera, infortuni. Il caro presidente che è stato più di 100 giorni, vabbè, lasciamo perdere, ritorniamo a mare a respirare un po' di aria fresca, che ormai siamo a settembre e scegliamo. Abbiamo fatto un po' di vivo nel frattempo, proveremo a, come si dice, a menare qualche canna a traina col vivo. Sì. Vedremo come innesca il presidente. Intanto ci gustiamo un bel caffettuccio caldo. Buono, buono, buono. Grazie amici che continuate a darci fiducia e iscrivervi al nostro canale. Nonostante la nostra assenza. Nonostante l'assenza. Però insomma ci sono dei video che... E la salute che se ne va. Lo sguardo al sole sta molto sicuro. Stava a dire, i nostri video, anche quelli più vecchiotti, stiamo notando che stanno tornando utili a molti di voi che ci seguite. E la cosa fa davvero piacere. Come sempre, scriveteci, siamo abbastanza
acceleri nelle risposte. Qualsiasi cosa. Scriveteci. Per qualche nostro errore o correzione, se qualcuno. Scriveteci siamo... per qualsiasi cosa, tranne che per i soldi, che quelli non ce ne stanno. Sono finiti. Non ci sono mai stati. La crostatina. La crostatina? No, dopo la crostatina. Sono ancora le 8. Sì. Va bene. Iscrivetevi al canale Lucania Fishing TV, sempre con voi. Buon mare a tutti, amici. Abbiamo chiuso le canne volentine. Cosa proviamo adesso? Facciamo un po' di traina in altura, no? Perché c'è questo maestrale. Veniamo sui due. Cerca sempre la guglia imperiale. Ecco, siamo in pesca. Al momento tre canne. Vediamo quello che c'è. Una velocità di navigazione di circa 2 nodi. Di traina vuoto, purtroppo ci sono, c'è la posidonia in superficie, sicuramente i pescherecci di stamattina stanno un po' disturbando. Il maestrale è calato un po', però ancora c'è. Quindi fuori intendo oltre le 10 miglia dalla costa non si può stare, perché molto mosso. Stiamo trattenendo sui 3-4 miglia massimo. Vediamo, facciamo un giro, chissà, una guglia imperiale ci viene a far visita e ogni tanto capita, non ce ne sono molte da noi, però capitano. Noi ci ronzoliamo per il mare, tanto è l'unica pesca che si può fare oggi, perché a terra non c'è niente, a meno che non ce ne andiamo a serra, ma non è un pesce che mi entusiasma. Da mangiare la crostatina, che è meglio. E niente, dopo questo piccolo episodio di traina, adesso stiamo scendendo a terra e, visto che abbiamo qualche pesciolino, ci divertiamo un po' e cerchiamo di insidiare qualche pesce a serra. Almeno passiamo un'altra oretta in mare. Cioè, abbiamo una buca. Non l'avevo vista. Questo è ancora un bel cioccolatino. Via. Siamo nei pressi del porto degli Argonauti. Ancora nulla. Come stavamo per prendere il panino? Andato. È andato. Disgraziato maledetto. Ma solo a ma. Si è distratto il presidente. Guardate, guardate. Si è mangiato la testa. Vabbè. Grazie. Che ve la faccio. Siamo qui a riva. In attesa che ci vengano a recuperare. Come avete potuto notare, l'incantesimo ha avuto il suo grande effetto. Pure due attacchi di serra, tutte e due persi. Ciao. Quando Va è bene. Così, è così. Ora ci facciamo un bel bagno. Infatti, c'è due manovre. E niente, continuatevi ad iscrivervi al canale, ci vediamo prossimamente con nuovi video per le nuove pescate di settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, il periodo più bello. E soprattutto per chi non è pescatore e ha degli amici pescatori, ricordatevi che il buona pesca non si dice mai, se no va ammazzano.
Noi ce ne siamo beccati due. Grande incantesimo. E l'incantesimo si è avverato. Va bene. Ciao a tutti. Ciao amici.